La comunità in dialogo fondata in Perù ha festeggiato i 13 anni di attività. Padre Matteo Tagliaferri è stato lì per visitare i suoi ragazzi, ma anche per conoscere altre realtà in Argentina. Una comunità non solo in dialogo, ma anche in movimento, da Trivigliano fino al Sud America, per portare la propria esperienza ed aiutare tanti giovani che vivono situazioni di profondo degrado a venire fuori dal tunnel della droga. Un'esperienza che va avanti da tanto tempo, ma che sta superando altri confini. È tornato da qualche giorno in Italia, padre Matteo Tagliaferri. È stato in Perù, dove il centro che ha fondato ha festeggiato 13 anni. Tornare a vedere che tante cose sono cambiate in meglio è motivo di grande gioia. Giovani che da qualche anno hanno finito il programma, che sono tornati a salutare, beh, ho avuto un'impressione proprio di giovani belli, belli perché esprimevano luce, esprimevano serenità, esprimevano voglia di vita, di umanità nuova, non più nel degrado, ma nei valori più belli che l'umanità può esprimere, di solidarietà, di onestà, di lavoro, di responsabilità. Il viaggio è poi proseguito in Argentina, dove su richiesta di sacerdoti e operatori sociali ha visitato altre comunità in forte sviluppo sociale che si trovano a combattere con il problema della droga per scambiarsi opinioni ed esperienze. Sono andato appunto in Argentina perché eravamo stati chiamati da due sacerdoti che appunto lavorano in queste periferie. E la prima impressione è che mi sono stupito, stupito perché questi sacerdoti in mezzo a quelle povertà estreme hanno saputo creare delle strutture grandi per aggregare adolescenti, giovani che stanno per la strada, che diventano violenti se qualcuno non si interessa, no? Termina qui questa parte del nostro telegiornale. Grazie a tutti voi per l'attenzione. La linea va ai colleghi della redazione sportiva. Buon proseguimento e buona domenica.